Il Teramo vira su Luca D'Angelo dopo lo stop alla trattativa con Giacomo Modica. Quella di D'Angelo non è affatto una candidatura nuova, tutt'altro. È sempre rimasto un nome su cui i biancorossi hanno continuato a lavorare sotto traccia mentre parlavano con Modica, e adesso potrebbe davvero arrivare l'accelerazione decisiva. Un primo contatto tra D'Angelo e la dirigenza del Diavolo c'è stato, nulla di definito, ci mancherebbe, solo il fatto di ribadire la reciproca stima e il sondaggio fatto dal Teramo sull'eventuale disponibilità di D'Angelo a guidare la squadra nella prossima stagione. Nessuna cifra né tantomeno nomi di mercato, anche perché non è detto affatto che la trattativa termini con la cosiddetta fumata bianca, ma D'Angelo in questo momento è il nome forte su cui il Diavolo intende puntare per ricostruire praticamente da zero un progetto calcistico che nelle scorse stagioni ha subito grandissime frenate. Le parti potrebbero risentirsi a stretto giro, magari dopo questo caldo weekend che si sono prese per analizzare la situazione. D'Angelo, dopo le esperienze prevalentemente al nord con Alessandria, Bassano e Rimini, nell'ultima parte di questa stagione ha fatto molto bene la casertana, chiamata ad ottobre dopo l'esonero di Cristiano Scazzola. Una rincorsa fino alla zona playoff che ha visto i campani avere la meglio del Rende, ma arrendersi al Cosenza dopo il pareggio per 1-1 al Marulla, che ha premiato i calabresi in virtù del migliore piazzamento in classifica. Lo scorso 21 maggio l'addio consensuale tra l'allenatore e la casertana, gli abboccamenti di Catanzaro e Pordenone che però non si sono concretizzati, e adesso la telefonata di quel Teramo di cui D'Angelo è una vera e propria bestia nera. Ma infatti il Diavolo è riuscito a battere una sua squadra, dal campionato di Serie D durante il quale il Rimini eliminò il Teramo nella fase playoff fino all'ultimo scontro nella scorsa stagione, 1-1 al Bonolis del suo Bassano, reti di Maestrello e Sansovini. Ma questa potrebbe già essere storia. Il futuro infatti potrebbe far presto convergere le strade del Teramo e di Luca D'Angelo.